Siamo nella casa del Signore in questo Tempio Santo. Gesù è qui in mezzo a noi. Questi sono i miei poveri, dice il Signore. Questi sono quelli per i quali il mio cuore pulsa d'amore. Il mio cuore si apre alla compassione. Non siete voi i diseredati. Non siete gli ultimi, siete al primo posto nel mio cuore, dice il Signore. Voi che soffrite, voi che, nonostante la sofferenza, siete qui presenti, nonostante la pioggia, il vento, l'intemperie, sfidando anche le vostre sofferenze, siete qui nella casa del Signore. Mentre i figli del regno sono rimasti a casa loro. Noi ti benediciamo, Signore, per questi fratelli così solleciti nello sfidare l'inclemenza del tempo. Ti ringraziamo per la loro fedeltà. Non è tanto la speranza di guarigione quanto l'amore per te, Dio delle guarigioni, che li ha portati qua. E ti chiediamo anche per quelli che sono assenti, che si sono spaventati dalle intemperie, che devono essere qui attorno all'altare ad accogliervi. Ti preghiamo per loro, perché non abbiano paura della loro freddezza interiore, non abbiano paura della freddezza esteriore, non abbiano paura delle intemperie personali e non abbiano paura delle intemperie così meteoriche, ma vincendo ogni intemperie interiore ed esteriore, siano i primi qui a fare corona attorno a te, o Signore, e ad accogliere i propri fratelli sofferenti secondo il loro ministero. Signore mio Dio, per noi, per loro, noi ti supplichiamo perché la tua grazia sia più grande della nostra debolezza. E intanto a te, o Signore, volgiamo lo sguardo e ti diciamo sia lodato e ringraziato ogni momento. Prova. Oggi e sempre sia lodato. Allora sedete un momento in profonda adorazione di Gesù, Signore. Ognuno adori dentro il proprio cuore. Personalizziamo il nostro rapporto con Gesù sacramentato. Vogliamo noi avvicendare questi momenti di silenzio che ci consentano una riflessione personale, un rapporto personale con Gesù, con i momenti di proclamazione della parola di Dio, con i momenti in cui cantiamo al Signore. E non dovete aver paura dei silenzi. Il silenzio adorante è d'oro. O Signore Gesù, noi ci rapportiamo a te. Tu ci hai radunati qui insieme. Nel rapporto con te è personale. Ecco, io apro il mio cuore a te. Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai tutto di me. In questo momento io ti ringrazio perché mi hai portato qui. Ti apro il mio cuore. Ti do quello che tu mi hai dato. Ti do il mio amore. Io non ti posso amare se tu prima non mi avessi amato. Intanto io ti amo in quanto tu mi hai amato e hai deposto l'amore tuo dentro di me. E adesso consenti che l'amore faccia la via del ritorno a te, nello spirito tu hai dato a me l'amore. Come detto nelle scritture,
e nello spirito il mio amore torna a te, o Gesù. Che ci sia questa circolarità. Tu mi ami, io ti amo. Tu mi ami nello spirito, io ritorno a te nello spirito. Fa che in questa circolazione di amore ci sia la vita. La vita a somiglianza di quella trinitaria in cui tuo padre, in cui tuo figlio circolarmente vivete, perché lo spirito vi unisce entrambi e lui stesso siede vita, gioia, felicità in mezzo a voi. O comunione divina, noi vogliamo entrare qui sulla terra in questo mistero e fare comunione con te e tra di noi perché si abbia la vita. Dicevi il tuo apostolo Giovanni, quello che abbiamo visto, abbiamo toccato con le mani, questo vi annunziamo perché anche voi entrate in comunione, e la comunione nostra è col Padre e con il Figlio. Signore, va che entriamo in comunione in questo momento con il Padre e il Figlio nello Spirito, ed entriamo nello stesso Spirito in comunione di amore tra di noi, perché nell'amore è la vita. Signore, togli le barriere a questa comunione di vita che deve esistere tra di noi, perché è così che viviamo la vita divina, che è appunto amore, comunione tra le persone. Lode, gloria e onore a te, Signore. Signore, noi ci consegniamo a te. Le mamme consegnavano i bambini a te. Tu li guarivi dopo averli abbracciati, li benedicevi. Signore, ci consegniamo a te. La Santa Madre Chiesa ci consegna a te in questo momento. La Santa Madre Chiesa, di cui siamo figli, di cui siamo bambini, ci consegna a te, o Signore. Benedicici e guariscici, o Signore. Io ho stretto un'alleanza con voi. Non vi sentite più un popolo non amato, ma un popolo amato dal Signore. E questa è la parola che il Signore ha suggerito dalla Scrittura. Io ho stretto un'alleanza con voi. Non vi sentite più un popolo non amato, ma un popolo amato dal Signore. E a conferma il Signore ci dà il testo di Deuteronomio 7 che leggiamo. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelte, non perché siete più numerosi, più importanti di tutti gli altri popoli, perché siete infatti un popolo insignificante, il più piccolo fra gli altri, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto manifestare il suo amore per voi con un giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti suo popolo, egli vi ha tratto con mano potente dalla vostra prigionia, vi ha riscattato liberandovi dalla condizione servile in cui eravate, dalla mano del Faraone, re di Egitto. Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele che sta in mezzo a voi, e voi siete il suo popolo, il popolo che egli ama. E in parola del Deuteronomio 7, questa parola, o Signore, ci consola. Signore, senza nostro merito, non perché noi eravamo qualcuno, non perché noi eravamo più buoni degli altri, non perché noi eravamo santi, no, perché tutti siamo peccatori. Forse ne abbiamo fatti più degli altri, ma per l'imprescindibile
insondabile disegno del tuo amore. Tu hai voluto sceglierci come tuo popolo e hai stretto un'alleanza di amore per noi. Noi vogliamo essere fedeli a questa alleanza, vogliamo camminare secondo i tuoi comandamenti. C'è un altro testo di conferma che dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho scelti perché voi andiate e portate molto frutto. Sono parole di Gesù, capitolo 15 di Giovanni. Ecco, il Signore ha scelto noi, non perché noi eravamo migliori, ma perché il Signore fa di testa sua, sceglie chi vuole, disprezza l'albero alto e sceglie l'albero basso, perché così vuole, mette da parte il dotto, anche il santo, l'uomo moralista, l'uomo ineccepibile, e sceglie il peccatore. Sceglie colui che è povero di virtù, povero di salute, perché così gli piace. Ha messo da parte coloro che sanno e ha scelto coloro che non sanno. Ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai grandi, ai potenti di questo mondo, e le rivelate ai piccoli. Perché? Perché così a te è piaciuto. E nessuno può entrare nei tuoi disegni. E Gesù aggiunge: i principi di questo mondo non mi hanno conosciuto, ma voi mi avete conosciuto. Nessuno viene al Padre se non per il Figlio, e nessuno viene al Figlio se non per il Padre. Nessuno può andare a Dio se non è il Figlio di Dio a condurlo. E nessuno può andare al Figlio se non è il Padre a stimolarlo mediante il suo Spirito. Noi dobbiamo benedire Dio perché Dio è venuto su di noi. Egli, il Padre, ci ha chiamato al Figlio, suo Gesù, e il Figlio adesso ci conduce al Padre e ci svela i misteri del Padre, il mistero della salvezza, il mistero del suo amore misericordioso. Ci dà la conoscenza di Lui, non la conoscenza nozionale, ma la conoscenza esperienziale. Ci dà di sperimentare il suo amore nel perdono che fa dei nostri peccati. È un Dio misericordioso. Ci fa conoscere i misteri della parola nascosta. Ci dà la luce dell'intelligenza per penetrare nei misteri del suo amore, nei misteri della nostra santa fede, noi piccoli, noi poveri. E così ci spinge a ringraziarlo, a benedirlo, a lodarlo, perché quando tacciono i grandi, anche dalle pietre scaturisca la lode al Signore. Ricordate quando la gente acclamava a Gesù che entrava nel Tempio a Gerusalemme, giorno delle palme, e i farisei, gli scribi, volevano che il Signore comandasse ai bambini, ai piccoli, alla povera gente, di non acclamare, perché l'acclamazione viene fatta unicamente a Dio e in tempi stabiliti nel Tempio. E Gesù dice: se tacciano i bambini, anche le pietre potranno cantare a Dio, perché il Signore vuole la lode. E se non sono gli uomini a lodarlo, lo loderanno anche le pietre. E nel Salmo 8
Sapete cosa è scritto? Signore, dai bimbi e dai lattanti tu ti procuri la lode. Dove là lattanti significa embrioni, perché gli embrioni sono persone. È un testo classico per dire che si è persone fin dal grembo materno, anche i bambini che allattano e anche quelli che sono ancora nel grembo materno sono embrioni, ti lodano e ti benedicono. Cioè tutto il creato è chiamato a lodare e benedire il Signore. E quando tacciono le voci dei grandi, dei sapienti di questo mondo, di coloro che non si abbassano a lodare e benedire Dio, perché si credono abbastanza maturi, abbastanza seri da lodare il Signore, e il Signore fa scaturire la lode dai bambini, dai lattanti, dai piccoli, dalla povera gente, perché l'uomo è stato creato per lodare il Signore. Questo è il fine dell'uomo. Perché ti ha creato il Signore? Per conoscerlo, amarlo, servirlo, o meglio lodarlo, perché dalla conoscenza e dall'amore scaturisce la lode. In cielo si loda sempre, lo lodano gli angeli di Dio, lo lodano i beati, i santi. Qui sulla terra noi anticipiamo, nella lode, quello che un giorno faremo per tutta l'eternità. Perché lodare Dio e riconoscere che Dio è Dio, perché tutta la creazione deve ritornare alla sorgente da cui è scaturita. E allora, fratelli e sorelle, lodiamo il Signore, benediciamo il Signore, perché in questa lode è la nostra salute, il nostro benessere spirituale, morale e fisico. Non sapete che dalla lode scende la guarigione interiore, scende la guarigione dello spirito, scende la guarigione del cuore, scende anche la guarigione del corpo, perché il buon Dio, mentre noi lo lodiamo, ci guarisce interiormente, perché noi siamo il suo popolo, mentre lui è il nostro Dio. Allora, ancora una volta, diamo un canto al Signore e poi proseguiamo secondo lo schema prestabilito nella nostra ora di adorazione. Ti ringraziamo, Signore, perché stai operando nei nostri cuori, stai allentando le nostre ire, stai versando olio nei nostri cuori, stai guarendo tante ferite. Ti ringraziamo, Signore, perché stai guarendo un soffio al cuore, stai toccando un occhio rosso, arrossato, dolente di una persona. Ti ringraziamo, Signore, perché stai toccando alcuni arti di una persona che si sentiva rattrappita, adesso si sente sciolta. Ti ringraziamo di tutto questo, Signore, e vogliamo ancora dire una parola che tu stessa hai suggerito attraverso il dono di rivelazione, e tratta da Isaia 43:10. Voi siete miei testimoni, voi siete miei servi che io mi sono scelto, perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me non fu formato alcun Dio, né dopo di me ve ne sarà alcuno. Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Io ho predetto e l'ho proclamato, io mi sono fatto sentire, non c'era alcuno Dio straniero in mezzo a voi. Voi siete i miei testimoni, io sono il Dio, sempre il medesimo dall'eternità. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere. Chi può cambiare quanto io faccio? Ecco, il Signore proclama la sua sovranità.
Lui solo è Dio. Fuori di Lui nessuno ha potere. Tutti quelli che avanzano potere o credono di avere poteri non ce l'hanno. Soltanto Dio è il potere sulla vita dell'uomo e sull'universo, perché Lui è il Signore. E noi dobbiamo essere testimoni, cioè annunziatore di questa unicità di Dio, che viene a salvarci, perché vuole salvarci, ha mandato il suo Figlio in mezzo a noi, che ci ha rivelato qual Egli è. Lode e gloria a te, oh Signore. E adesso, fratelli e sorelle, noi continuiamo la lode attraverso le testimonianze che noi possiamo dare a Lui di quello che Egli ha fatto per noi, nel nostro spirito, nel nostro cuore, nella nostra casa, nella nostra vita. Ecco, lodiamo il Signore di tutte queste grazie che va elargendo, Signore buono, e si manifesta anche così visivamente, ma ci sono tante altre grazie interiori che sono più importanti, e di queste grazie interiori, illuminazione, conversione, pacificazione, dobbiamo lodare Dio e dobbiamo chiedere al Signore che sia largo con noi, perché siamo in un cammino di conversione, e quello che più importa per noi è la conversione del cuore e della vita. E adesso noi ci alziamo e imploriamo dal Signore con le suppliche, guarigioni, grazie, conversioni, pacificazioni. Ognuno di voi ha una preghiera da offrire al Signore. Non abbiamo paura di parlare al Signore, di offrire al Signore la nostra supplica, perché il nostro Dio è un Dio che ascolta ed esaudisce. Signore, noi ti presentiamo tutte le suppliche, sia quelle già che abbiamo incominciato a scrivere, sia quelle che germogliano proprio in questo momento. Ti vogliamo, Signore, presentare tutte le persone che ogni giorno ci telefonano, che ci scrivono, che si raccomandano a questa predica. Fratelli e sorelle, è una preghiera unanime della Chiesa, e la Chiesa siamo noi, che il Signore ascolta le nostre suppliche. Una comunità orante, una comunità che si ama, ottiene tutto dal Signore. Ecco il miracolo dell'intercessione. Tutti siamo intercessori, chi più chi meno. Uniamoci in questa preghiera di intercessione. Preghiamo gli uni per gli altri. Diceva proprio San Giacomo, pregate gli uni per gli altri per essere guarite. E allora in questo momento noi ci mettiamo gli uni accanto agli altri, ci teniamo per mano e chiediamo la guarigione non nostra, ma la guarigione del fratello, della sorella che ci sta vicino, e di tutte le persone che sono nel cuore, nell'intenzione del fratello, per cui ognuno presenta la propria infermità e presenta tutte le care persone che sono nel suo cuore, in modo che in questo legamento di amore tutte le intenzioni siano presenti, e noi con tutte le persone che vogliamo raccomandare al Signore siano quasi qui tutti insieme, e per tutti noi imploriamo la misericordia guaritrice di Dio. Con potenza, cantiamo con potenza, perché dalla potenza di Dio, dalla bontà di Dio, che avviene la guarigione. Presentiamo tutti noi, presentiamo tutti quelli che ci stanno a cuore, e vedrete come fioccheranno le guarigioni di Dio, non per nostro merito, perché nulla noi siamo, ma
per la bontà, unicamente per la bontà di Dio che ascolta i propri figli. Con potenza. Con potenza risuscitò. Con potenza risuscitò Gesù. Con potenza risuscitò Gesù. Con potenza risuscitò. Con potenza ci ha guariti. Con potenza ci ha guariti Gesù. Con potenza ci ha guariti Gesù. Con potenza ci ha guariti. Con potenza ci ha liberati. Con potenza ci ha liberati Gesù. Con potenza ci ha liberati Gesù. Con potenza. Con potenza ci guarirà adesso. Con potenza ci guarirà. Con potenza ci guarirà Gesù. Con potenza ci guarirà. Con potenza ritornerà. Con potenza ritornerà Gesù. Con potenza ritornerà Gesù. Con potenza, con potenza. Ed in cielo ci porterà. Ed in cielo ci porterà Gesù. Ed in cielo ci porterà Gesù. Ed in cielo ci porterà Gesù. Ed in alleluia. Chiama Gesù alcune intenzioni particolari e poi concludiamo, però col prossimo ottobre noi vi organizzeremo questa bella giornata, perché deve essere una giornata eucaristica. Passeremo tutta la giornata davanti a Gesù Eucaristia, stabilendo ore di adorazione. Questo quando
il corso della nostra vita sarà regolarizzato. Vogliamo centrare tutta la nostra vita attorno a Gesù sacramentato, da cui noi succhiamo la vita, e vogliamo svolgere i nostri servizi per gli ammalati in una maniera più piena. Ecco, io ho visitato, venuto di relax, ho visitato un bel gruppo a Roma di 250 persone, un bel gruppo un po' più numeroso di questo, e lì hanno un'adorazione un giorno alla settimana perpetua, 24 ore di giorno e di notte, a turni, 24 ore di adorazione. Poi il ministero di intercessione è divisa in tre, insomma in tre ministeri, sottoministeri, cioè quelli che preparano la sala per gli ammalati, pregano su ogni sedia su cui si siederà l'ammalato, perché il Signore li accolga, per cui sono quelli che ricevono, accolgono, consolano, ascoltano le persone in un ministero di amore, di accoglienza. Poi ci sono gli orantes, quelli che durante la preghiera di gruppi stanno lì davanti a Gesù sacramentato a pregare. Poi ci sono i visitantes, coloro che visitano. Questo gruppo ha due ospedali, e dove ci sono tre e tre persone che a nome della comunità vanno ogni venerdì a visitare gli ammalati di questi due ospedali, e poi vengono a raccontare in comunità tutto quello che hanno fatto, perché è la comunità che si muove, non sono le singole persone, è la comunità che manda, la comunità che riceve notizie di quelle che il Signore ha fatto, e ci sono tante meraviglie, per cui il ministero di intercessione, ci sono quelle che accolgono, consigliano, consolano, quelle che pregano in silenzio, orate intere anche la notte, e quelle che visitano gli ammalati proprio degli ospedali, e si opera meraviglia, quante guarigioni, perché tutti sono protesi verso questo ministero. Non è che noi dobbiamo copiare, ma qualche cosa di simile pur dobbiamo fare. Cioè, noi cercheremo coloro che staranno davanti a Gesù a pregare, notte e giorno. Ci sarà anche, a Dio piacendo, l'adorazione notturna, non soltanto di giorno ma anche di notte, perché non si spenga mai la lampada davanti a Dio. Poi ci saranno quelli che visiteranno due ospedali, per esempio noi potremmo prendere qui Clinica Macchiarella, Aiuto Materno, però stabilmente, in modo che ci siano tre persone in una, tre persone in un'altra, che vanno a nome della comunità, non a nome proprio, portino il conforto della comunità e riferiscono alla comunità quello che hanno fatto, in modo che ci sia come un allaccio con questo mondo di sofferenti. E poi coloro che accolgono e compiono il loro mistero di consolazione, di aiuto, di illuminazione, di conforto, di impetrazione, oltre poi le manifestazioni comunitarie, come quelle del giovedì, in cui tutti ci si raccoglie e si prega solennemente il Signore. E allora, così brevemente, recitiamo, così attraverso la nostra sorella, che appartiene al ministero, recitiamo, ossia mettiamo davanti a Dio, citiamo davanti a Dio tutte queste persone, li presentiamo a Lui perché il suo sguardo
si volga su queste persone. Signore, tutte queste persone le presentiamo a te. E in questo momento, su queste persone e su tutti noi invochiamo la tua benedizione. Signore, ascolta la nostra supplica. Chiamiamo qua accanto a noi Maria nostra madre, colei che intercede per i propri figli. Chiamiamo gli arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, tutti gli angeli custodi nostri, perché essi che sono i messaggeri di Dio ci portano i messaggi del Signore. E chiamiamo tutti i santi, nostri fratelli che sono già in cielo, soprattutto i santi che appartengono al gruppo del rinnovamento della noce. Ce ne sono tanti, 20, 30, 40 che noi conosciamo, che ci hanno preceduto nel regno di Dio, che prima facevano parte della lode qui e adesso lode il Signore lassù. Chiediamo la loro intercessione perché essi che sono davanti a Dio intercedono per noi e ottengono per noi che ancora siamo in viaggio, per tutti quelli che vengono qui attraverso la loro supplica, grazie su grazie, ottengono guarigioni, liberazioni, ottengono consolazioni, conversioni e tutte quelle grazie di cui noi abbiamo bisogno. Adesso ci alziamo, cantiamo e su di tutti diamo la benedizione di Dio. Ora perché tu hai toccato la vescica di una persona, grazie Signore perché tu hai confortato potentemente una persona, l'hai consolata. Grazie Signore perché hai dato come una luce nuova a un'altra persona, hai messo sentimenti di riconciliazione in tre persone. Grazie Signore. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ci vedremo per quelli che vogliono sabato a Margiferace. Comincerà di nuovo il sabato. Intanto andato con la benedizione di Dio. Il Signore vi ha benedetto, abbiamo pregato su di voi. Non chiedete ulteriore benedizione, ulteriore preghiere, perché già il Signore è stato pregato per voi.